la Regione Autonoma della Sardegna, tramite l'assessorato che io rappresento con la delega alle politiche sociali, è inserita in questo progetto di ricerca come proponente in collaborazione con Sardegna Ricerca e col CRS4. E con questa partnership abbiamo partecipato all'avviso pubblico finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana e video interpretariato a distanza. Il progetto della Regione Sardegna è stato reputato il più valido e ha avuto accesso al finanziamento complessivo di 360.000 euro. Questo progetto, che è declinato nelle tre fasi di innovazione, informazione e partecipazione, di nuove metodologie per la comunicazione delle persone con ipoacusia, prevede il coinvolgimento delle persone sorde in maniera diretta e delle loro associazioni, del personale ovviamente della Direzione Generale del nostro Assessorato delle Politiche Sociali, la rete URC della Regione Sardegna e alcune amministrazioni comunali. E si propone ovviamente l'obiettivo di rendere autonome le persone sorde o con ipoacusia nella rappresentazione dei loro bisogni e di salute e dei bisogni socioassistenziali. Ovviamente questo progetto non ha nessuna intenzione di sostituirsi agli interpreti. La figura dell'interprete è una figura importante e fondamentale sempre nel rapporto tra le persone sorde, i normodotati, la pubblica amministrazione e tutti i settori della società con i quali devono interagire le persone sorde. Un ringraziamento, anzi, è doveroso nei confronti della figura dell'interprete, perché effettivamente è una figura cardine che ha consentito ad oggi l'inserimento, per quanto non pieno e come dire attivo e proattivo, delle persone sorde, però sicuramente dà delle garanzie che non sono assolutamente inficiate da quello che questo progetto vuole rappresentare. Sardegna Ricerca è su invito dell'Assessorato alla Sanità, Direzione Generale per le Politiche Sociali, ha partecipato insieme alla società del Parco Tecnologico CRS4 a questo importante progetto, il cui bando è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per trovare delle soluzioni per supportare le persone sorde alla migliorare la comunicazione con la pubblica amministrazione. Qual è il ruolo di Sardegna Ricerche in questa parte di progetto? Sardegna Ricerche, che si pone da trade union tra CRS4 e amministrazione regionale, dovrà curare particolarmente la comunicazione nel territorio, favorire la verifica dell'utilità di questa piattaforma informatica sviluppata dal CRS4 e si verranno realizzati dei laboratori territoriali in collaborazione anche con gli specialisti del linguaggio dei segni, con le persone, con le associazioni che supportano le persone con questa problematica, per vedere e testare se questa tecnologia che si sta sviluppando effettivamente è funzionale a risolvere le problematiche che oggi si riscontrano nella comunicazione per questa categoria di persone. Nell'ambito di questo progetto Ipoacusia, il centro si è occupato dello sviluppo delle attività tecnologiche che sono previste evidentemente nel progetto e che saranno dettagliate dalla dottoressa Leonardo. Però mi fa piacere sottolineare il fatto che più in generale il CRS4 da tempo si occupa di tecnologie legate alla accessibilità di persone diversamente abili. Ovviamente questo è un obiettivo che CRS4 cerca di raggiungere sfruttando al meglio tutte le tecnologie più avanzate di cui dispone e mette a frutto per questo tipo di progettualità.
L'obiettivo che vogliamo raggiungere in questo progetto è quello di cercare di ridurre le barriere comunicative fra la comunità dei sordi e quella degli udenti, fornendo degli strumenti di traduzione in tempo reale basati su modelli di intelligenza artificiale. In particolare, l'attività di ricerca che intendiamo svolgere prevede l'utilizzo di reti neurali artificiali per l'apprendimento e la traduzione della LIS, cioè della lingua dei segni italiana. Possiamo dire che la caratteristica principale di una rete neurale artificiale è la sua capacità di apprendere durante una fase di addestramento e quindi generalizzare le conoscenze acquisite per prevedere situazioni nuove. L'applicazione di un modello basato sulle reti neurali artificiali al riconoscimento della lingua dei segni richiede la disponibilità di un dataset esteso di immagini e video, che attualmente manca per la lingua dei segni italiana. A tale scopo, con la collaborazione della dottoressa Maria Paola Casula, esperta LIS, e del dottor Marco Spano, esperto nella produzione di materiale audiovisivo, è stato reclutato un team composto da una quindicina di persone, eterogeneo per età, sesso e caratteristiche fisiche, in modo da rappresentare un campione statistico della comunità dei sordi e che produrrà segni corrispondenti a circa 120 vocaboli della lingua italiana, scelti tra quelli più ricorrenti nelle interlocuzioni dei sordi con la pubblica amministrazione. Il prodotto finale di questa attività di ricerca potrà essere un software prototipo utilizzabile in vari campi applicativi, tra cui ad esempio quello della pubblica amministrazione per facilitarne la sua comunicazione con i sordi.